Buongiorno a tutti. Ci prendiamo il nostro bel caffè. Un caffè ne è sempre. Sarà sentito da regione. Il caffè è solo uno. Uno è il caffè. E basta, là sono tutte porcherie. E voi sapete bene di che caffè parlo io. Non c'è bisogno che ve lo devo dire. Ricordatevi che nel nostro Foggia, per chi lo ama e per chi lo odia, c'è solo un capitano. E basta, il resto non si discute. Non fa niente che oggi non giochiamo senza del nostro capitano, ma c'è solo un capitano. Abbiamo. Chi lo ama e chi lo odia. A me mi piace il capitano. Abbiamo un capitano. Finalmente uno con le palle sotto. Poi il resto decide loro se lo vogliono, se lo amano. Intanto è uno che si dà da fare, lotta per il Foggia, lotta per la maglia, se la suda, lotta per fare in modo di trovare un gol, fa di tutto, di cui si dà sempre da fare, mette sempre in condizione che gli altri possono anche segnare, si spacca in 90 pezzi, di cui è uno che galoppa, poi il resto chi lo ama e chi non lo ha. Noi intanto ci prendiamo un bel caffè e poi pensiamo al nostro bomber Iadaresta, che se ne va finalmente via. Buongiorno a tutti, sempre Forza Foggia. Iadaresta, nostro bomber, il mio nonnino, a me l'unica soddisfazione che ha dato è il 94esimo in coppa contro il Brindisi, un bellissimo gol, il resto è solo storia. Ciao, chi va e chi viene. Ci sono delle rivoluzioni nel Foggia, chi sei in partenza e chi sei arrivando. Tanti nomi, tante novità. Qualcuno ci ha confermato, come Tedesco, questo giovane. Il nostro bomber lascia il Foggia, di cui l'anno scorso con i Bari 4 attaccanti. Con noi faceva il titolare. Dire che ha dato soddisfazione non mi pare proprio. Teneva un ingaggio molto alto, meglio giovane, che ha più fame, più voglia. Lui questa fame io non l'ho mai visto come bombe. Mai visto. Giovane ha più fame per mettersi in luce, meglio giovane che lui. Sicuramente a me non mi dispiace proprio, di cui non è che mi ha dato questa grande soddisfazione come bomber. Per il Foggia ci sono tante tante novità e non è detto che insomma no, avremo un gruppo di bomber che possiamo cominciare a finire questo campionato, da uscire fuori da questo campionato, dalla D, di cui non ci servono giovani che devono segnare e ce ne dobbiamo andare da questa D e cominciare a parlare della C e andare in su, di cui la società si sta muovendo molto, molto bene e alla grande. Una piccola riflessione su un nostro ex giocatore che giocava nel Foggia, Peppe Signori, che ha presentato il suo libro a Foggia. La mia domanda è questa: ma ancora adesso si è ricordato di noi?
Perché non ha fatto il libro contro la Lazio? Forse la Lazio non c'ha niente da ricordare su di lui. Mi sembra solo una presa per il culo. Vabbè, è stato un ex giocatore nostro, ai tempi di Zeman. E io stavo lì. Stavo sempre in tribuna, tribuna, curve, gradinate, perché lavoravo dentro lo stadio. E i tempi di Zeman mi ha dato tanto di quelle soddisfazioni che sono poche a ricordarsi. Il calcio di Zeman, con i grandi bomber come Beppe Signore e gli altri. Tante belle soddisfazioni. Quegli anni è stato bellissimo. Una cosa che nessuno può mai capire, solo chi è che ci ha vissuto in quell'epoca può capire. Però arrivare adesso, presentare il libro con il Foggia, il Play Store che è stato aperto, un nuovo Play Store di Foggia, grazie alla società che si sta muovendo bene, mi sembra una presa per il culo, però. Comunque, Beppe Signora mi ha dato tanto di quelle soddisfazioni, a me come a tanti tifosi, e alla città con Zeman, che niente da dire proprio. Comunque, ci saranno ancora delle altre novità per il Foggia. Ci sono tanti bei nomi e sono tutti giovani bomber che hanno fame di gol e mettersi in mostra, noi quelle ci servono. Vediamo gli ultimi sviluppi che succederà. Adesso dobbiamo pensare alla partita. Oggi dobbiamo essere concentrati con la partita. Fra un po' ci dobbiamo concentrare. Ci dobbiamo godere questa partita e il risultato. E ci dobbiamo prendere i 3 punti. Dobbiamo fare in modo e maniera di far divertire al pubblico e di prendere i 3 punti. Vediamo il mister che formazione metterà in campo, il suo schema. Poi gli altri possono dire quello che vogliono sui social. Ma per me c'è solo un capitano. C'è solo un capitano. Mettetevelo in testa, c'è solo un capitano. Ci vediamo. Dopo che ci siamo cambiati la maglietta, ci ho messo la maglietta di Harry Potter. Pensiamo alla partita, Francavilla Foggia. È finita la partita 1-0 per il Foggia. Mi sa che qua la società si dovrebbe un po' far sentire, perché è impossibile finire ogni volta una partita in 10. Capita 1 o 2 partite che finisci in 11, ma è un miracolo. Sempre in 10 finiamo. Sempre l'espulsione ci deve stare di un altro nostro giocatore espulso. Io non capisco perché la società non si fa sentire. Siamo in testa, abbiamo agganciato il bitondo. Però il Foggia si dovrebbe far sentire alla società, perché è impossibile essere sempre giocare in 10 e essere espulsi, sempre giocatori di un certo peso. E non va bene. Non c'è il nostro capitano che tira i rigori, però Andrea non è stato mica male. Ci abbiamo un altro giocatore che segna i rigori, meno male. Così la finisce di dire. Se mi capitano, c'è un altro giocatore che sa tirare pure i rigori, per quelli là che odiano il nostro capitano. Ci fumiamo una bella sigaretta elettronica, l'accendiamo. 76esimo, entra il nuovo giocatore tedesco. Buona prestazione. Come primo impatto niente da dire, bisogna vedere nelle partite avanti. 90 minuti col recupero. Un Foggia che ha saputo stare anche in 10, ha saputo stare a posto suo,
la difesa ha saputo mantenere bene, centrocampo pure, l'attacco bisogna ancora migliorarlo, però la società si sta muovendo, di cui sta facendo già grandi passi, già cominciando gli acquisti, chi va e chi se ne va. Ia D'Aresta se n'è andato, meno male, a me sinceramente, uno che ha un contratto alto e come giocatore ti doveva aspettare di tutto, ma non, secondo, per me non è un giocatore che tanto mi esaltava. L'unica azione bella, gol che mi sono esaltato al 94esimo quando ha giocato in Coppa, quando abbiamo giocato con il Brindisi, che ha fatto quel gol. Poi il resto per me non era un giocatore che valeva tanto sul contratto come stipendio, per niente proprio. Poi chi ama e chi non ama, chi va e chi viene. La società si sta muovendo bene, ha fatto un nuovo acquisto tedesco, sta cercando di fare gli altri acquisti, anche primavera pure, giocatori che giocano a primavera, di cui stanno sul mercato fino a gennaio, ci saranno ancora degli altri sviluppi, degli altri nuovi giocatori attaccanti, perché lo sa che ci vogliono degli attaccanti, il nostro allenatore è stato abbastanza chiaro. Si fa sentire in panchina il nostro allenatore e si fa sentire pure Pesante, meno male, almeno uno che alza un po' la voce ci vuole in panchina, in campo. 90 minuti siamo riusciti a tenere bella calma la squadra, l'avversario l'abbiamo tenuta a bada pure giocando in 10, le prestazioni non sono state proprio al top, però 3 punti preziosi che ci servono come il pane. Dobbiamo migliorare su alcuni aspetti, sì. Dobbiamo migliorare un po' sul centrocampo, sulle fasce. Dobbiamo migliorare sulla mezza punta. Gli attaccanti ci servono, quello un po' di esperienza e si sta muovendo bene. Dobbiamo vedere questo inserimento di Tedesco, se si inserisce bene come attaccante, come segnatore gol, dobbiamo vederlo. Però tutto sommato un Foggia che attualmente, pure che viene criticato da tante persone, questi giovani, però sta al primo posto, pure in 10 riesce a vincere e sta sempre al primo posto, o al primo o secondo, o primo o secondo, ma siamo al primo. Pure che abbiamo contro tanti aspetti, però siamo sempre al primo posto. Poi i nuovi acquisti, la società si sta muovendo molto bene, il nome Tedesco era già previsto già da parecchie settimane che volevano ingaggiarlo, questo giocatore. Diciamo che dobbiamo vedere nelle partite avanti come la sua prestazione, come gol che lui fa, però l'entrata è stata abbastanza buona. Alla fine stanno facendo una rivoluzione un po' all'interno del Foggia di giocatori. Chi rimane a Foggia e chi gioca con noi deve giocare. Qua non si pensano ai soldi, si pensa a giocare. I giovani sono quelli che giocano di più di quelli rispetto a qualcuno che prende un ingaggio molto alto. I giovani si vogliono mettere in mostra per vedere il loro talento, di cui noi ne abbiamo, e si stanno mettendo in mostra. Poi chi piace e chi non piace, a me sta squadra mi piace. La società sta facendo passi da giganti. Ad agosto, adesso, sta facendo passi da giganti. Come stavamo fra luglio e agosto e come siamo adesso. Di cui, tanto rispetto e tanto di cappello vi dovete fare verso la società e verso tutto questo gruppo che sta gestendo il Foggia. L'allenatore si sta dimostrando un ottimo allenatore, si fa sentire e questo ci vuole.
I ragazzi se ne stanno mettendo tutto. 90 minuti giocano e quando giocano in 10 è come fosse che stanno giocando in 11. Cercano di portare sempre il risultato. E questo è positivo. Ragazzi, io fumo la sigaretta elettronica, mi sono tolto il vizio di fumare le sigarette, ne fumavo due pacchetti al giorno, con questo, un pacchetto di questo, ne sono 20, elettronico, sono 3-4 giorni. Sto smettendo di fumare, smettete di fumare, fa bene alla salute. Il foggio è come il film di Harry Potter, tutto una messa insieme. Devi sciogliere il filo dalla matassa per capire a chi lo capisce il foggio. Il foggio è un'ottima squadra attualmente. La C ci sta aspettando come il pane. E andremo in C per quelli che non credono nel nostro foggio. Buona domenica a tutti e sempre forza.